Dai, muoviti. Sistemato. Cos'è stato? Altro elmo della dinastia.
Bene, ci siamo. Questi sono guerrieri. Erano nella tomba di Inigo. La proteggevano. Questo sei tu. Eri una sorta di generale. Ti sei ucciso con il seppuku. Perché? Oh, splendida. È ancora affilata. Ho deluso la mia regina. Il rito è fallito. La sacerdotessa si è tolta la vita sapendo che l'unica via di scampo era la morte. E la prima e ultima regina resta un'anima sospese in un corpo deperito. La sua ira ha scatenato le tempeste e infurierà finché l'anima resterà su questa terra. La mia guardia tonante ha giurato di proteggerla e lo farà. Io no. L'anima intrappolata in un cadavere è questa a provocare le tempeste. Per fermare le tempeste dobbiamo distruggere il cadavere nella sala sacra. Ma il bello sarà convincere gli altri. Oh no! Devo andarmene subito da qui! Come on.
succede? Ci stanno attaccando! Devi aiutarci! No! Devo tornare da loro! Sei ferita. Grazie. Sul serio, pensavo fosse finita. Non ne vedo altri. Che è successo? Durante l'attacco Whitman è sparito insieme a Sam. L'ha riportata da Mattias. Dovevamo ascoltarti. Che stupida sono stata. Adesso che si fa? La barca è a posto. Chiamiamo soccorsi. Stessa cosa che hanno pensato loro. Su Whitman avevi ragione. Hai visto le tempeste? Abbattono chiunque si avvicini. Gli scienziati giunti qui durante la Seconda Guerra Mondiale pensavano che le tempeste venissero controllate da una sala sacra vicino al monastero. Anch'io non ci capisco molto, ma Sam ha un ruolo chiave in tutto questo. Se partiamo senza capire perché, moriremo tutti. Come i piloti. Come Rob. Reyes, secondo me dovremmo fare come dice Lara. Tornare alla loro fortezza sarebbe un suicidio. Non la porteranno laggiù. La condurranno in questa sala sacra. Noi ci avvicineremo passando per questa gola. Ascolta, so che vuoi tornare a casa da tua figlia. Lo so, ma qui non è ancora finita. Non ti chiedo di credermi, Reyes, ma solo di fidarti. Ok, allora prendiamo il largo. Sali a bordo quando sei pronta a partire.